l'indicativo futuro semplice in latino. Osserva attentamente le quattro frasi, che contengono forme del verbo al futuro evidenziate in giallo. La prima, populus consule me mecere habit. Il popolo mi nominerà consule, mi eleggerà consule. Creabit è il futuro semplice, terza persona singolare del verbo creo, creas, creavi, creatum, creare, prima coniugazione. Seconda frase, domi manebimus, rimarremo a casa. Manebimus è il futuro semplice, prima persona plurale del verbo mane o manes, manere, seconda coniugazione. Andiamo avanti, terza frase. Igitur ducemus naves et milites. Allora comanderemo navi e soldati. Ducemus è la prima persona plurale del futuro semplice del verbo duco, ducis, duxi, ductum, ducere. E arriviamo alla quarta e ultima frase. Domini servis obedient. I padroni obbediranno agli schiavi. Obedient è il futuro semplice attivo terza persona plurale del verbo obedio, obedis, obedivi, obeditum, obedire, che è un verbo della quarta coniugazione. È evidente che ci sono delle differenze per quel che riguarda il futuro semplice, perché la prima e la seconda coniugazione si comportano in un modo, mentre la terza e la quarta in un altro. Soffermiamoci ora sul futuro semplice della prima coniugazione. Per la prima coniugazione prendiamo il verbo più classico, cioè laudo, laudas, laudavi, laudatum, laudare. Quindi abbiamo qui il paradigma formato dalle forme dell'indicativo presente, il perfetto, il supino e l'infinito presente. Quale di queste forme mi servirà per formare il futuro? Semplice, l'infinito presente. Come si forma dunque il futuro semplice attivo di laudo, laudas, laudavi, laudatum, laudare? Prendo l'infinito, dall'infinito stacco la desinenza re e ottengo il tema del presente. Lauda. A questo aggiungo per la prima persona il suffisso caratteristico del futuro che è b. Quindi lauda bo. Per la seconda persona singolare aggiungo al tema del presente il suffisso caratteristico b, lauda, bis, e così via, lauda, bit, egli loderà. Ecco la coniugazione del futuro semplice attivo di laudo, laudare. Laudabo, io loderò. Laudabis, tu loderai. Laudabit, egli loderà. Laudabimus, noi loderemo. Laudabitis, voi loderete. Attenzione alla terza persona plurale. Laudabunt, essi loderanno. Quindi, b per la prima persona singolare, b per la seconda, la terza singolare, la prima plurale e la seconda plurale. Bu per la terza plurale. Vediamo ora come si forma la forma passiva. Anche in questo caso prendo il tema del presente che ricavo dall'infinito presente staccando la desinenza re e quindi otterrò lauda. Al tema del presente aggiungerò il suffisso caratteristico del futuro b per la prima persona e or, lauda, bor. Attenzione alla seconda persona singolare che vuole, in questo caso, il suffisso be, quindi lauda beris, laudaberis, tu sarai lodato, quindi laudabor, io sarò lodato, laudaberis, tu sarai lodato. Che cosa succede alla terza persona singolare?
tema del presente, lauda, questa volta il suffisso non è né b né be, ma bi. Laudabitur, egli sarà lodato. Vediamo ora la coniugazione per esteso. Laudabor, io sarò lodato. Laudaberis, tu sarai lodato. Laudabitur, egli sarà lodato. Laudabimur, noi saremo lodati. Laudabimini, voi sarete lodati. Laudabuntur, essi saranno lodati.